veniva tutti i giorni, insomma, era una tipa molto espansiva, socievole, era una signora molto vivace, diciamo, come si suol dire, senza peli sulla lingua, parlava con molte persone. Si apriva, che cosa diceva del periodo che stava attraversando a casa? Beh, lei si lamentava di una situazione che era, stava diventando per lei sempre più pesante. In un paio d'occasioni, insomma, si è lasciata un po' andare, ovviamente anche ha lasciato uscire lacrime, ecco, insomma, lacrime sicuramente amare, ecco, per una situazione che lei viveva senza neanche riuscire a capire il perché. Le chiesi anche come mai, dico, perché si comportano così, e lei mi rispose nel nostro dialetto: "Se ammattiti", cioè sono impazziti, sono. Quindi ecco, una storiaccia. Mamma mia. Questo è un ulteriore elemento, insomma, che ci dà da pensare, perché il contorno, anche il contesto che evidentemente avrà impensierito e indotto gli inquirenti a dare un seguito alle indagini in una determinata direzione, oltre alla dinamica che è stata raccontata, perché è un po' singolare che entri una persona non armata, comunque in un luogo dove la villa non è isolata, mi sembra ce ne siano altri, appunto ci sarebbe potuta essere una reazione di paura con urla, certo, e quant'altro, per di più dovendo fare un percorso incontrando 2/3 persone, perché poteva anche rientrare il nipote, che, certo, era sicuramente la vittima più pericolosa per un malvivente, essendo più giovane, essendo alto, mi sembra un tipo prestante, un dalle foto che abbiamo visto, quindi ci sono una serie di elementi che per i carabinieri, per gli inquirenti, non tornano, insomma, giustamente, almeno da quello che sono gli elementi che per il momento noi abbiamo in questo momento da analizzare. Ok, Vittorio, quali saranno i prossimi passi adesso? Beh, Eleonora, in base a quello che dicevate in studio, vorrei ricordarvi che c'è tutto un altro aspetto della Procura su cui sta indagando. Da un lato la verifica di quello che hanno raccontato dell'uomo vestito di nero che si è introdotto, ma poi c'è tutto un altro discorso che è legato appunto, sono indagati appunto per maltrattamenti. Quali erano le relazioni all'interno della famiglia? Che cosa stava attraversando questa donna? È andata al centro antiviolenza accompagnata da un'amica. Che cosa ha raccontato l'amica alla procura? E soprattutto l'operatrice che ha accolto quella mattina Rosina insieme alla sua amica, che cosa ha raccontato ai carabinieri? Insomma, quello che si sta cercando di ricostruire effettivamente, questi maltrattamenti che la famiglia continua a dire assolutamente non c'erano, non dormiva sul divano come rilevata lì, ma secondo la i familiari dormiva sul divano perché aveva scelto lei Rosina in quanto il marito russava, oppure che le avevano tolto la macchina per una questione di sicurezza. Quindi da un lato c'è anche qui un'ambivalenza e uno scontro, da un lato questi presunti maltrattamenti e dall'altro le smentite della famiglia, e la procura sta ricostruendo appunto proprio questo, le dinamiche. Certo è, ce l'hanno detto in tante le persone qui e hanno pure testimoniato che da quando la figlia si era trasferita a vivere con lei, le cose erano mutate.